Poracci, bentornati o benvenuti su un nuovo episodio di Acquisti Poracci, l'unico format di YouTube Italia dove si comprano videogiochi anche dopo un vaccino. Oggi vi ho preparato una puntata molto speciale perché vi mostrerò tutti i miei ultimi recuperi a tema Super Mario. Si tratta di 5 titoli di un certo spessore e sono sicuro che tra questi ci sono dei nomi che molti di voi adorano. Siete curiosi? Beh, prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il canale con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social, Instagram in particolare se volete essere aggiornati con più frequenza sulla mia collezione. Poi, se volete dare un supporto concreto alla realizzazione di questi video, potete diventare dei Poreon abbonandovi al mio Patreon in cambio di ricompense a dir poco poracce. Vi lascio il link in descrizione. Bene, iniziamo! Oggi proveremo una cosa un po' particolare. Vi proporrò 5 titoli in ordine di importanza crescente, almeno secondo i miei gusti. Ma vorrei invitarvi a non saltare direttamente alla fine. Nonostante la presenza dei capitoletti qua sotto sia una tentazione molto forte, lo immagino. Quindi ho deciso di nascondere all'interno del video un criptico messaggio in codice che vi darà una bella anteprima di qualcosa che sta per accadere sul canale. Vi aspetto quindi nei commenti per sapere se riuscite a decifrarlo. Ma bando alle ciance, partiamo con il primo titolo di oggi, che è Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Ah, i bei tempi prima della pandemia, quando le Olimpiadi erano certe come il Natale e i rumor su Switch Pro. Quanta nostalgia! Nintendo e Sega decisero di celebrare l'arrivo delle Olimpiadi del 2008 con il primo crossover tra le due compagnie che vedeva i personaggi degli universi narrativi delle rispettive mascotte sfidarsi all'interno della cornice della competizione olimpica. Il gioco fu un bel successo di critica e pubblico, tanto che spinse Sega a continuare lo sviluppo anche per gli eventi successivi, includendo anche le edizioni invernali dei Giochi Olimpici. Questo di Londra 2012 è il terzo episodio della serie e fu sviluppato sia per Wii che per 3DS. Purtroppo, rispetto ai predecessori, l'accoglienza fu ben più freddina. Le maggiori critiche furono rivolte a un gameplay eccessivamente semplicistico che non proponeva nessun tipo di sfida. La premessa del crossover è sicuramente interessante, ma non mi sono mai avvicinato alla serie e questo è il primo titolo che recupero di Mario e Sonic. L'ho preso in realtà solo perché è all'interno di un lotto con altri due titoli che andremo a vedere fra poco. Questa versione è in buone condizioni, PAL ITA, e presenta anche il manuale, un opuscolo promozionale sul 3DS e la sua lineup, i punti del Club Nintendo ancora da riscattare e anche un CD della... No, questo non c'entra niente. Proseguiamo con un gioco che, seppur non riporti nel titolo il nome dell'idraulico, lo vede in un certo modo come protagonista, anche se in versione baby. Sto parlando di Yoshi's New Island. Oh, poracci, sono felicissimo di aver recuperato questo titolo, non solo perché non l'ho mai giocato, ma perché così sono riuscito a chiudere la trilogia di Yoshi's Island, che è composta da Super Mario World 2, Yoshi's Island per SNES e Yoshi's Island DS. Questo episodio New è il più recente, ma cronologicamente si posiziona a metà tra l'originale per SNES e il suo seguito. Reputo Super Mario World 2 uno dei migliori titoli per Super Nintendo, se non addirittura uno dei miei giochi preferiti di sempre, e sono molto curioso di provare questo per 3DS. Leggendo in rete, mi pare di aver capito che fu accolto un po' freddamente dalla critica perché eccessivamente simile ai suoi predecessori e decisamente meno ispirato a livello di gameplay. Gli darò comunque una chance. Questa è una versione italiana col triangolo blu, ma oltre alla cartuccia c'è giusto qualche opuscolo, nessun manuale. Non so se in realtà manchi qualcosa. Molti software per 3DS spesso arrivavano col manuale in versione digitale. Sulla costina è riportato il mitico uovo di Yoshi. Come si dice? Meglio un uovo oggi che uno Yoshi ieri. No, oggi. No, ce l'ho. Domani. E ora un altro grande classico per 3DS, un gioco che sicuramente molti di voi avranno in collezione e che io non potevo non avere sullo scaffale. Sto parlando di Mario Kart 7. Si tratta del gioco più venduto in assoluto per 3DS e l'essere tornato su console portatile dopo il passaggio su Wii non ha certo impedito alla serie di confezionare un capitolo ricco di novità e pieno zeppo di contenuti. Per la prima volta nella serie era possibile guidare in prima persona, planare, navigare sott'acqua e anche personalizzare i parametri del proprio kart. Con 32 tracciati, 16 personaggi selezionabili, più l'aggiunta dei Mii e tante modalità sia single che multiplayer, Mario Kart 7 è un episodio mastodontico, superato in grandezza solo dal suo successore.
Questa versione triangolo blu dovrebbe essere completa di tutto e oltre alla cartuccia presenta opuscoli, punti del club Nintendo e anche un poster pieghevole che svolge la funzione di mini manuale, un recupero obbligatorio. Ma ora occhio, anzi, occhi aperti, no, di più, tutti gli occhi su di me. Vabbè, avete capito. Attenzione perché ho lasciato per ultimi due platform a dir poco epocali e partiamo da Super Mario 3D Land per 3DS. Avendo rigiocato recentemente Super Mario 3D World su Switch, non potevo non recuperare il suo prequel uscito nel 2011 su 3DS. Il titolo aveva l'ambizioso obiettivo di far confluire due filoni principali dei platform di Mario in un unico gioco. Quel 3D nel titolo non è riferimento solo alle immagini stereoscopiche generate dalla console portatile, ma è proprio l'intenzione di aggiungere una dimensione in più al classico gameplay di Land. Il risultato è un platform ibrido estremamente ispirato a cui va riconosciuto anche il merito di aver gettato le basi di quello che poi sarebbe diventato 3D World. Un recupero imprescindibile, insomma, e anche qui abbiamo la versione italiana, completa di tutto, con tanto di mini manuale che mostra i movimenti di Mario e anche opuscoli vari e assortiti, tra cui i punti VIP ancora da grattare. Questo me lo rigioco subito. E chiudiamo con il platform in 3D di Mario più controverso di sempre, l'unico ad aver graziato il mitico GameCube, una console che adoro. Ormai penso si sia capito. Comunque, un altro recuperone imprescindibile. Super Mario Sunshine, triangolo blu, completo di tutto. Ah, il gioco perfetto per l'estate. Mamma mia quanto fece discutere alla sua uscita e anche oggi si è portato appresso la sua bella dose di controversie anche all'interno della 3D All Stars Collection di cui trovate la recensione qui sul mio canale. Ah, le recensioni. Da quant'è che non ne faccio una? Troppo tempo. Su Instagram mi avete fatto notare quanto sia inutile al giorno d'oggi un acquisto del genere e vi do ragione, ma al cuor non si comanda. Dopo aver venduto tutta la mia collezione nel lontano 2012, piano piano sto recuperando tutto quello che ho dato via. E Super Mario Sunshine era uno di quei nomi che doveva ritornare assolutamente. Questa è la versione italiana completa di tutto, anche del corposo manuale di istruzioni a colori. Nintendo scelse di optare per una custodia viola per Sunshine, una scelta unica all'interno del catalogo GameCube, ma quel viola è proprio il simbolo della console e più ci penso, più ne sono convinto. Super Mario Sunshine è forse il titolo più rappresentativo di tutta la lineup del cubetto. Poracci, questi erano tutti i miei ultimi acquisti a tema Super Mario. Vi sono piaciuti? Avete decifrato il messaggio segreto? Avete qualche recupero fatto negli ultimi tempi di cui andate particolarmente fieri? Vi aspetto nei commenti e come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani per un nuovo video, vaccino permettendo. Io sono il Poro Acquisti, Michele Retro. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Mi sono fatto il poraccio.